Teniamo pronti i nostri certificati elettorali, ecco, il suo è già bello in vista, pronto per essere riconsegnato a questo punto. Sì, infatti, è l'unica forma di protesta, secondo me, che può, avere, può costituire pressione verso queste istituzioni assolutamente sorde alle nostre esigenze. Cronaca di uno sciopero generale Monco. A Sapri, infatti, non c'è stata la tanto attesa partecipazione di massa. In testa al gruppo i componenti del comitato di lotta, pochi sindaci oltre ad Antonio Gentile, quelli di San Giovanni a Torraca, Tortorella, Morigerati ed il vice di Casella in Pitta di Giampiero Nuzzo. I medici, gli infermieri e le ostetriche hanno continuato a lavorare nel reparto che rischia di essere ridimensionato con la soppressione del punto nascite a partire dal prossimo primo gennaio. In attesa di conoscere i dati della serrata, delle attività commerciali, tante le saracinesche abbassate, ma alcuni negozi sono rimasti aperti dalle 9 alle 11, da registrare, così come accadde in occasione del corteo del 22 novembre scorso, la folta rappresentanza degli studenti, soprattutto dell'istituto Carlo Pisacane. Questi ultimi hanno sollevato striscioni scandendo slogan a tamburo battente, il più gettonato è stato il punto nascite non si tocca. Noi siamo nati e nasceremo ancora a Sapri, ha invece scritto l'Unione Commercianti Sapresi. C'è anche chi si è detto pronto a restituire il proprio certificato elettorale. Ma a produrre un rumore assordante è stato il silenzio dell'assenza della maggioranza dei cittadini sapresi. In pochi si sono presentati dagli altri comuni del distretto 71 ed anche dal Vallo di Diano, territorio che sta vivendo lo stesso problema: con il punto nascita di Luigi Curto di Polla a rischio soppressione. Tutto ciò non demoralizza però il comitato di lotta Sapri 2018. Dal palco dell'Assemblea, svoltasi a conclusione del corteo all'interno del Cineteatro Ferrari di Sapri, il portavoce Luciano De Geronimo ha assicurato il proseguimento della lotta con l'apertura dell'avvertenza sull'ospedale e la richiesta di revoca del Decreto 80 del Commissario d'Acta De Luca e di modifica della legge che riguarda i punti nascita. Qualsiasi decisione venga presa oggi a Roma. Nelle prossime ore la commissione del Ministero della Sanità farà infatti sapere se concederà quantomeno la deroga per il 2019, che di sicuro non risolverà il problema, ma almeno darà il tempo di organizzare una lotta ben più incisiva per coinvolgere l'intero Cilento ed il Vallo di Diano. Al Ferrari, oltre ai cittadini, ai sindaci, alle associazioni, al comitato di lotta, sono intervenuti i rappresentanti sindacali di Cigelle, Cisele Wille, Triani, Vrenna, Antonacchio e Falabella. Elisa Lauria e Vittorio Gentile del Comitato Studentesco, e nel finale anche il presidente del Parco Nazionale del Cilento Vallodiano d'Alburni, Tommaso Pellegrino. Inoltre De Geronimo ha letto una nota del penalista Franco Maldonato, il quale ricordando come manifestanti di 39 anni fa per l'apertura dell'ospedale Saprese diede la propria solidarietà anche l'allora presidente della Repubblica Sandro Pertini, ha invitato ad alzare il profilo della battaglia investendo della lotta l'attuale capo dello Stato Sergio Mattarella.